Laura Bergamini di SGB Parma, prima ha fatto un intervento sulla violenza sul lavoro dei lavoratori e delle donne lavoratrici. Ecco, qual è la situazione oggi? Oltre delle violenze che se ne parlano, che ne sentiamo dai media, ma la vera violenza della donna? Infatti il pretesto, se vogliamo chiamarlo tale, è stato il fatto che fosse stata celebrata ieri la giornata mondiale istituita dall'ONU contro la violenza sulle donne, e allora noi come militanti sindacali ragioniamo su questo tema, e ne ragioniamo con una lettura dal punto di vista di classe, quindi cercando di capire la radice e le origini di questa violenza. Citando anche dei dati statistici, che purtroppo o per fortuna rispetto alla violenza sulle donne nella zona dell'Europa e da ricerche fatte dall'Unione Europea, l'Italia è tra gli ultimi posti, per fortuna, nel senso che c'è un basso tasso di violenza sulle donne. Ovviamente non è sufficiente, perché noi da sempre contrastiamo qualsiasi forma di violenza sulle donne, ma ragioniamo non in senso trasversale, nel senso che ragioniamo solo di violenza di genere. Noi parliamo di violenza di classe, mettiamo al centro ancora una volta la contraddizione principale, che è quella tra capitale e lavoro, e che è quella che dà origine allo sfruttamento, alla violenza, che è violenza quotidiana nei posti di lavoro, che la donna paga doppiamente, perché continua a svolgere lavori di sussidiarietà che costituiscono ugualmente una rendita per il grande capitale, e vediamo oggi più di ieri, in cui le forme di sfruttamento si sono modificate rispetto ai primi del Novecento, vediamo per esempio che a fronte della crisi strutturale del sistema capitalista, contrariamente a quanto pensavamo all'inizio di questa crisi, in Italia, sono dati Istat, a fronte di una diminuzione dell'occupazione maschile abbiamo una leggera flessione in aumento dell'occupazione femminile. Parlo del centro-nord, perché per il sud l'occupazione maschile è assolutamente in caduta libera, quella della donna, che era comunque bassissima, resta stagnante. Dobbiamo considerare anche tutto il lavoro nero in cui soprattutto le donne al sud sono impiegate. Ecco, questi dati insieme ai dati sui livelli salariali a parità di istruzione vedono per esempio una media, faccio una media tra istruzione inferiore, superiore e tra le laureate, abbiamo una media che varia dal 65 al 70% di stipendio di un uomo lavoratore con pari qualifica e pari grado di studio. Quindi vediamo che questi dati assemblati, messi insieme, cosa costituiscono? Costituiscono il basso costo della manodopera femminile in quanto merce, e quindi la maggior redditività per il capitale di impiegare le donne. Noi diciamo che quindi questa è un'ulteriore forma di sfruttamento e quotidiano. È anche questa la violenza, ed è violenza di classe che va combattuta, e va combattuta in questo caso come militanti, e ci stiamo già attrezzando in questo senso nella costruzione di un forte e ampio fronte sindacale di classe che sappia coniugare gli aspetti rivendicativi economici insieme ad una prospettiva di costruzione di una società con un sistema economico diverso, dove non veda più lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, e quindi della violenza, che è violenza di classe, e di tutti gli aspetti anche culturali che girano attorno a questo, che hanno, come dire, permeato la vita, la mente e la coscienza delle donne e degli uomini delle classi popolari, ma anche degli altri, delle altre classi. Ma quindi sono rimasto un po' sterefatto sulla cosa che hai detto prima, nel senso, ma sembra quasi ottocentesca. Ancora oggi esiste la donna che prende meno salario dell'uomo, di per sé? Ancora oggi come ieri, e oggi è ancora più anacronistico rispetto a ieri. Accade questo, queste sono ricerche tra l'altro commissionate dall'OCSE, sono dati OCSE,
accade, se vogliamo parlare di eurozona, in tutta l'eurozona, e comunque accade in tutto il mondo, la donna percepisce, la donna lavoratrice percepisce un salario che continua a essere inferiore rispetto a quello di un uomo, per cui sicuramente una delle prime battaglie sindacali che non va soltanto rivendicata verbalmente ma nei fatti è il rivendicare a parità di lavoro parità di salario. Continuare a controbattere quanto è stato avvallato anche dai sindacati concertativi, collaborazionisti, opportunisti, che in nome dell'uguaglianza e della parità delle donne con gli uomini hanno visto l'innalzamento dell'età pensionabile delle donne, hanno visto abolire la proibizione ai turni notturni per le donne. Questi non sono passi avanti, questi sono passi indietro. E noi crediamo che uno dei primi passi per donne e uomini che militano dentro un'organizzazione sindacale di classe siano primi passi da affrontare concretamente sul campo. È una realtà italiana e non è una realtà solo italiana.